dicevamo, è un luogo magico, è importante la struttura, ma sono importanti soprattutto i suoi dintorni, quello che circonda questa struttura. E allora con Marcello Bellacicco, che possiamo definire, non so, un conoscitore perfetto del territorio, anche di questa parte del territorio, capiamo bene quali sono i suoi segreti. Sì, poi il canovaccio delle mie conoscenze di tutto il territorio si ricollega sempre a quanto detto in precedenti servizi, ovvero i ragazzini con le biciclette che cercavano i posti particolari, e qui noi siamo circondati da una fittissima pineta che ben si prestava agli incontri culturali dei ragazzini. Questo è il territorio di Statte. Diciamo che non è un territorio noto alla maggior parte dell'opinione pubblica, ma è un territorio particolare, un territorio magico, ricchissimo di quell'energia intrisa nella pietra. La particolarità di questo territorio è la pietra. Di notte, sotto le stelle, quando godiamo del magnifico panorama sulla città e sul Mar Piccolo che si vede da qui, si sente proprio l'eco, il sentore delle anime del passato, perché le rocce ci parlano. Noi nelle vicinanze abbiamo il menhir, antica costruzione, abbiamo il dolmen, antica costruzione funeraria, abbiamo le tombe a Grotticella. E il collegamento con gli elementi astrali era fortissimo, perché la disposizione di questi manufatti antichi è sempre in relazione alla situazione stellare, apertura ad est, il retro ad ovest, come ad indicare il percorso della vita, il sole che nasce e che poi tramonta. Altro elemento particolarissimo, e del quale pochi parlano, è che adesso nelle rocce, se riusciamo ad individuare un posto che a me era noto sino a qualche tempo fa, noi nella roccia ci troveremo dei meravigliosi fossili. Ci sono dei conchiglioni grossi così, eppure qui siamo a 150 metri sul livello del mare. Questo ci dice che quella roccia, in periodo antichissimo, era sotto il livello del mare. Qui in realtà c'era il grande invaso, il grande bacino del Mar Piccolo, che mentre adesso è ridotto ai due seni ed è in pianura, in epoca antica arrivava sino a Mottola, sino alle colline di Mottola. E siccome noi sappiamo bene che la vita viene dal mare, in alcuni posti la vita viene sommersa. Mi viene in mente il triangolo delle Bermuda, Atlantide, il triangolo del Drago con le piramidi giapponesi legate a 10.000 anni fa. Qui invece abbiamo seguito il percorso inverso, cioè lì le terre sono sprofondate, qui sono emerse. E noi adesso andremo a vedere la magia di questi luoghi. Okay.